L'audio, vabbè, ma tanto voi lo sentite, l'audio si becca probabilmente dalla tele. Come mi sentite, ragazzi? Tutto a posto, no? Si sente bene. Eh? Ok, Si sente bene, si sente bene. va bene. Allora, stavamo parlando di multimetri che di fatto fanno i volmetri, gli amperometri e gli ohmmetri. Allora, prima di entrare nel merito di come è fatto un multimetro, dice, come può uno stesso scatolotto fare bene tutti questi lavori, vediamo quali sono le problematiche, almeno quelle proprio di base, che caratterizzano la misura di tensione, di corrente e di resistenza. Allora, se io ho un circuito con un certo carico, la tensione è, noi usiamo il termine tensione in maniera impropria, è la differenza di potenziale tra due conduttori. Allora, i volmetri, per sentire questa differenza di potenziale, sono sempre collegati in parallelo al mio circuito, in maniera tale che i due morsetti d'ingresso di un volmetro sentono la differenza di potenziale. A questo punto c'è un discorso di natura generale che dobbiamo fare, nel senso che quando io faccio una misura, il mio obiettivo è quello di non perturbare il circuito in cui sto facendo la misura. Cioè non voglio che al momento in cui intervengo con il volmetro, il circuito cambia. Ok? E questo in qualunque tipo di misura di grandezza fisica, cioè devo essere il meno invasivo possibile, cioè possibilmente dovrei riuscire a misurare il misurando senza intervenire. Purtroppo c'è una cosa di cui mi devo rendere conto, che alla fine gli strumenti per misurare succhiano un po' di energia dal circuito dove esiste questo misurando che devo andare a rilevare. Non a caso questo fenomeno si chiama fenomeno di consumo, proprio perché si pensa proprio all'aspetto energetico. Qualunque strumento di misura ha un suo consumo, che dà origine ad una perturbazione del sistema di misura. Allora, di fatto, un volmetro, per misurare in maniera ideale, per non perturbare il circuito, dovrebbe fare in modo che la corrente che va nel carico, prima di mettere il volmetro e dopo aver inserito il volmetro, sia la stessa. Secondo voi è possibile inserire un circuito in parallelo senza che questo derivi corrente? E allora è ovvio, dovremmo avere una impedenza infinita. Ma se l'impedenza è finita, vuol dire che questo oggetto è come se fosse staccato dal circuito. E come fa a misurare se non tocca il circuito, se non percepisce qualche informazione dal circuito? Impossibile. Allora, un volmetro deriverà sicuramente una certa corrente I con V, perché la sua impedenza, per quanto elevata, non sarà mai infinita, tanto più elevata meglio è. Questa corrente di fatto è come se fosse una potenza dissipata, un consumo. Allora, ricapitolando, i volmetri si collegano nei circuiti in parallelo al circuito,
sono caratterizzati, devono essere costruiti, i costruttori li devono fare in maniera da legabile all'impedenza più alta possibile. È ovvio che quanto più è piccola l'energia che spillo, tanto più devo essere smart, perché devo riuscire a capire da un piccolo segnale di corrente quale sia la differenza di potenziale. Cioè è più facile capire le cose se io assorbo più informazioni, ok? Quindi la partita dei voltmetri è una partita di impedenza più elevata possibile, ma tale comunque da consentirmi di misurare la differenza di potenziale. Cosa faccio se devo fare una misura di corrente? La corrente è la grandezza fisica che attraversa questo filo. Noi per adesso in questo corso ragioniamo prevalentemente su grandezze, differenza di potenziale fra fili, corrente che passa per un filo. Voi potete ragionare anche su differenza di potenziale fra due punti nello spazio. Okay, ma nel caso di questo corso, il primo corso di misure che fate, ragioniamo su parametri di circuiti. Allora, per sentire la corrente che passa nel circuito, io mi faccio attraversare dalla corrente. Quindi l'amperometro è sempre un dispositivo che io collego in serie. Se io qua avevo una certa tensione, aver messo un oggetto in serie dà origine a una caduta di tensione, che fa sì che sul carico, se prima in assenza dell'amperometro avevo la tensione a monte, adesso ho una tensione più piccola, perché una parte di questa tensione si è dissipata nell'amperometro, anche qui consumo. Qual è la caratteristica che deve avere un amperometro ideale? Deve essere caratterizzato. L'ideale sarebbe avere una zeta con a zero, nulla, impedenza nulla, resistenza nulla. Ovviamente se fosse nulla vuol dire che il filo passa, non c'è niente, io in qualche modo la misura la devo riuscire a realizzare, ed ecco che scatta il fatto che le impedenze interne degli amperometri sono il più possibile piccole, ma non saranno mai nulle. Quindi capite anche quanto deve essere furbo questo oggetto che riesce a fare il voltmetro e l'amperometro, cioè riesce a comportarsi. Devo realizzare un circuito, uno schema che in qualche caso ha un'impedenza ingresso infinita, in qualche caso ha un'impedenza di ingresso nulla. Ok? Ma io voglio anche che questo oggetto misuri resistenze. La misura di resistenza ve l'ho anticipato proprio quando ho parlato di misure indirette. Anche dire che questo oggetto fa l'ommetro non vi deve portare a pensare che faccia la misura di resistenza come misura diretta, nel senso che l'ommetro fa la misura di resistenza misurando tensione e corrente. In particolare, l'ommetro voi avete una resistenza incognita. Molti anni fa c'era un mio collega di macchina elettrica che aveva realizzato i micromotori e dice: Giovanni, mi misuri la resistenza degli avvolgimenti di questi micromotori? Dico sì, ma non ti puoi collegare. E dico: allora, che fare? L'imposizione delle mani. Cioè, per misurare una resistenza non c'è niente da fare, è un elemento passivo. L'unico modo per misurare il valore di una resistenza
è farci passare una corrente e misurare la caduta di potenziale. Non esistono altre strade. Sì, teoricamente potrei calcolare il valore alla resistenza da un punto di vista di modello matematico. Cioè, se immaginate, avete un filo, la resistenza offerta da un filo, magari la resistività, la sezione, la lunghezza, e quindi la misuro, ma come stima del suo valore. Se io devo fare la misura con degli strumenti, non c'è niente da fare. Ci devo far passare corrente e devo misurare tensione. E ci devo far passare corrente, quindi quando io vi do una RX, la RX è un pezziferro, un oggetto non noto. Faccio passare corrente e misuro tensione. Corrente nota, misuro la tensione. Questa è la modalità, diciamo, più semplice, nel senso che io ho che la mia RX è data dal rapporto fra, scrivendo la legge di Ohm, V è uguale RX per I. La corrente I la imprimo io, la tensione la misuro e ottengo il valore della R. Per le misure di resistenza, il concetto di consumo, diciamo, salvo il fatto che questo è un volmetro e questo è un amperometro, quindi questo volmetro ha una sua impedenza non infinita e questa corrente, questo amperometro è una, caratterizzato da una impedenza non nulla, nasce un altro problema che fa sì che molti multimetri misurano la resistenza secondo due modalità, RV due fili, R quattro fili. Il problema qual è? Che io quando vado a fare una misura ho sempre, ho quasi sempre dei fenomeni che io chiamo genericamente fenomeni parassiti. È un termine molto generico che si usa e che useremo spessissimo nel corso. Intendiamo per fenomeno parassita un fenomeno di cui non siamo in grado di misurarne con precisione l'entità. Cioè, so che c'è questo problema, ma non lo riesco correttamente a quantificare. Mi spiego meglio, perché vedete, il consumo in qualche modo non è un fenomeno parassita. Perché? Perché io, il costruttore mi dà l'impedenza dell'amperometro, mi dà l'impedenza del volmetro, e quindi io riesco a calcolare l'effetto di la non idealità introdotta al mio strumento, ok? Invece ci sono dei fenomeni parassiti. Allora, quando faccio una misura di resistenza, io ho sempre due almeno oggetti che mi perturbano: le cosiddette resistenze di contatto e le resistenze dei fili. Cioè, quando io ho un oggetto incognito, io poi lo devo collegare al mio strumento. Vi danno una resistenzina di quelle che si comprano dai negozi di elettronica. E io in qualche modo non devo collegare il volmetro a questa resistenza. Allora, di fatto, è come se io avessi la resistenza dei fili. La resistenza di contatto sarebbe la resistenza quando io proprio collego
il filo alla banana, il connettore, stringo, non stringo, avvito, non avvito, resistenza di contatto, resistenza dei fili, poi ho la resistenza incognita, resistenza di contatto, resistenza dei fili, ok? Allora, cosa succede se io faccio V uguale R per I? Che a questo punto V è uguale a Rx più, chiamiamo R parassita tutto questo ambaradan, per I. Il problema è che questa resistenza ai fili non la conosco. Cioè, so che c'è un problema di resistenza al momento in cui collego un connettore con un collegamento. So che ci sono dei fili che hanno una sua resistenza, ma non li riesco a misurare. Sì, teoricamente voi dite, possiamo fare una misura di questa resistenza, ma... Allora, qui c'è un discorso di tipo molto generale che è l'occasione oggi di farvi e di diciamo, tenere a mente anche per altre misure di grandezze fisiche. Vi ho detto che il fenomeno parassita c'è sempre. Qualche volta ne parleremo e qualche volta non ne parliamo. Quando è che ne parlo e quando è che non ne parlo? Cioè, quando è che un fenomeno parassita può essere ritenuto trascurabile? Quindi, in generale, quando è che facendo una misura delle problematiche le posso trascurare e delle altre invece le devo considerare? Allora, quando è che posso trascurare secondo voi R con P rispetto a R con X? Cioè, quando è che posso dire, vabbè, più o meno, ma quanto varranno queste resistenze di contatto dei tratti collegati? 10 a meno 4 O, 10 a meno 5 O? Allora, immaginiamo, questo è 10 a meno 5. Quando è che questo fenomeno lo posso ritenere trascurabile? Allora, manca pure. Ah no, questi sono gli areatori. Noi abbiamo gli areatori più. Vabbè. Allora, dicevo. Allora, sicuramente c'è un vostro collega che propone come soluzione alla mia domanda un occhio a quali sono gli ordini di grandezza reciproci. E questo è sicuramente vero, nel senso che se io ho da misurare 10 alla 6 ohm, 10 a meno 5 sicuramente è trascurabile. Poi vi dico che devo misurare 1 ohm, è trascurabile? Devo misurare 0,1 ohm, è trascurabile? Devo aggiungere un'altra variabile ai miei ragionamenti. Ovvero, diventa fondamentale capire qual è la precisione con cui voglio fare la misura. Perché se io voglio fare una misura al 10%, allora anche se devo misurare un milliohm, 10 a meno 5 è trascurabile. Se devo fare una misura con una precisione di 10 a meno 6 e misuro un ohm, il 10 a meno 5 è da tenere conto, perché è più grande della mia aspirazione, della mia incertezza che io voglio determinare. Quindi, tutte le volte un euro è trascurabile o no? Se devo comprare una macchina può essere trascurabile, se devo prendere il pullman è fondamentale e rilevante, ok? Cioè, dipende dagli ordini di grandezza, ma dipende non solo dagli ordini di grandezza, ma anche dalla precisione che io, con cui io voglio ottenere il risultato della misura. Allora, vedremo che ci saranno delle situazioni in cui le resistenze parassite non possono essere trascurate rispetto alla RX. Come fa il multimetro? Fa una misura a quattro fili. Che cosa si intende per misura a quattro fili?
manda la corrente qui. Lo vedete o sto fuori schermo? No, lo vediamo. Mando la corrente in questi due morsetti, uno e uno primo. Misuro la tensione tra 2 e 2 primo. Quindi misuro la tensione tramite altri due fili. Rifacciamo il disegno in maniera diversa per capire un pochino meglio la cosa. Questa è la RX. Queste sono le resistenze parassite e qui sono 1 e 1 primo dove io adduco corrente. Misuro tensione. Attenzione, quando misuro tensione, questi fili hanno anche loro una loro resistenza. E allora sto punto è da capo? Questo chiamiamolo R'P, R'P. V uguale. Cosa c'è qua? RP, la corrente I non è la stessa che circola qua. La corrente I fa così, un'aliquota va nel voltmetro, è RP con V più RX I. Diciamo qua correttamente dovrei scrivere I meno I con V. Ok? Allora io nella relazione precedente scrivevo V uguale RX più RP per I e dicevo che potevo trascurare RP solo se era piccola, se non, compatibilmente con la precisione. In questo caso questo termine lo posso sempre trascurare non perché RP è piccola, ma perché I con V è piccolo, perché il volmetro ha un'impedenza d'ingresso alta, teoricamente infinita. Diciamo che la vera definizione di resistenza è V2 2' su I1 1', I con 2 uguale 0. Questa sarebbe la situazione ideale, ok? È il rapporto fra tensione e corrente quando la corrente derivata, l'abbiamo chiamati con V, chiamiamoli con V se non facciamo confusione, è nulla, che è una situazione ovviamente ideale, ma comunque sempre garantita dal fatto che io ho uno strumento di impedenza d'ingresso molto elevata. Ecco che all'interno di un multimetro voi diciamo dovete provare a garantire tutte queste varie opzioni. E come si fa? Allora, intanto è il primo strumento numerico che noi affrontiamo. Gli strumenti numerici hanno un cuore. È il convertitore analogico digitale. Un oggetto che
accetta in ingresso una grandezza analogica e tira fuori una serie di bit. Vedremo alcuni convertitori analogico-digitali nell'ambito di questo corso, ma scopriremo che al di là del fatto che ne possiamo fare di vario tipo, sono tutti degli oggetti che in ingresso vogliono tensione continua, 0,10 volt, meno 5, 5, meno 0,5, meno 10, 10, insomma più o meno così. Allora, la nostra partita è di prendere qualunque di queste grandezze fisiche che abbiamo detto vogliamo misurare e trasformarla in una tensione continua in questo campo, perché questo lui sa fare, il convertitore analogico digitale sa fare solo questo, prendere una grandezza dell'ordine dei volt e trasformarla in bit. Una volta che abbiamo i bit, vediamo quali sono i blocchi successivi, è un discorso abbastanza semplice. Abbiamo un blocco di memoria, un blocco di decodifica e un display. Disegnare tutti i fili, disegnare un bus con i fili, con questo simbolo, è la stessa cosa. Allora, intanto, questa è la parte, diciamo, non metrologica dello strumento, ma lo troveremo in quasi tutti gli strumenti numerici. Vediamolo un attimo. Intanto, perché serve una memoria? Vedremo che la maggior parte dei convertitori analogico-digitali non arriva al risultato in una botta sola. C'è una fase di misura in cui questi bit in uscita non sono quelli finali, non sono il risultato. Sono dei tentativi, o si va a tentativi, o si va progressivamente a contare fin quando non ci si ferma. Diciamo, è una fase interlocutoria. Per avere voi sullo schermo del multimetro, volete un numero fermo, lo volete leggere, lo volete scrivere. Se vi cambiasse sullo schermo l'indicazione mentre lui sta facendo la misura con tutta una serie di valori interlocutori, sarebbe assolutamente impossibile da gestire. Allora voi volete che lui fa la misura, quando l'ha finita la mette in memoria, la vedo e la memoria si aggiorna ogni fine di processo di misura. Quindi voi, se quando userete un multimetro, vedete che l'indicazione si aggiorna periodicamente ad una frequenza che è quella legata al tempo che lui impiega per fare un'operazione di conversione analogico digitale. Se vi sparasse sullo schermo i bit in binario, perché lui, come vedremo, conta, ragiona in binario, voi il binario non lo leggete. La vostra testa, la vostra formazione vi fa leggere in decimale. Allora serve una tabella di decodifica che prende il valore memorizzato, lo trasforma in decimale e poi ve lo porta sul display. Sul display è un ulteriore codice, nel senso, questo ha contato e ha ottenuto un certo bit, 1, 0, 0, 1 e così via. Qui lo riportate in 354, che è un decimale. Il display è un oggetto particolare perché è fatto con delle cifre, e ogni cifra è fatta da 7 LED che devono essere accesi
3 corrisponde a 0, 1, 1, 1, 1, no, questo, sì, 1 su questi bit e 0 su questi altri e così via. Cioè ogni cifra ha un suo equivalente. Quindi c'è una prima decodifica in decimale e una seconda decodifica in questo strano codice binario che è il codice dei display a cristalli liquidi. Vabbè, ma questa è una parte, diciamo, vi dicevo, non metrologica, serve solo a far sì che voi leggiate correttamente il risultato di misura. Come faccio a trasformare qualunque grandezza fisica in una tensione continua? Allora, iniziamo da tensione. La tensione... Collego i morsetti d'ingresso a due morsetti, uno generalmente indicato col termine high e un altro col termine low. Se la tensione fosse continua, ZA di questo valore, io potrei mandare questa differenza potenziale direttamente al convertitore analogico. Abbiamo detto che lo strumento ha un'elevata rangeability, posso avere valori più alti o valori più bassi. Allora, se ho valori più alti, che devo fare? Attendo. Quindi mi serve avere qui un blocco di attenuazione. 100 volt li devo trasformare in 10. Se è molto piccolo, se ho 1000 volt. Vabbè, dico, vabbè, ma io 0,10 volt riesco a misurare un millivolt. In realtà, non so se ancora ve l'abbiamo evidenziato in una serie di esercizi o di situazioni di misura, gli strumenti non funzionano particolarmente bene se sono molto lontani dal fondo scala. Se voi dovete pesare in una bilancia, abbiamo visto che non potete misurare per differenza quando sono molto vicini tra di loro, ma voi il neonato lo potete poggiare sulla bilancia da 100 kg, potete pure posare, ma se andate a farvi calcoli di certezza di misura vi trovate un valore molto elevato. Vuol dire che se è molto piccolo, questo valore lo devo amplificare, se è molto grande lo devo attenuare e in ogni caso portarmi in questo intervallo di valore. Vabbè, io come faccio a fare misure di tensione alternata, di corrente continua, di corrente alternata, lo vediamo a questo punto lunedì mattina, perché... siamo quasi alle 11, ma adesso spunterà qualcun altro, lasciamo un attimo di tempo. Allora, interrompiamo la registrazione, ragazzi, e ci vediamo. Fate i gruppi, mi raccomando.